Riusciremo a capire qualcosa al contrario? Scopriamo lo schnit. Bentornati nella stanza del Paolino da Mr. David e il Paolino. E questa settimana tutto al contrario. Tutto al contrario. Paolino vincerà. È vero. Perché tutto al contrario? Esatto. Allora, la nostra redazione ha scoperto un sito. Un sito che si chiama Goizer. Noi sapete che con le lettere strane non andiamo mai da cosa. Come lo pronunciate questo? Paola, tu come lo pronunci? Goizer. Corretto. Può essere corretto. Giusto. Può essere ragione giusto. Lei. Dipende da dove viene. Perché se viene dalla Francia è Gougy. Chissà da dove viene, non le ho chiesto. Allora, questo è un sito in cui c'è questo tale che ha una trituratrice industriale, sì. E tritura delle cose. Così a caso. Perché gli piace distruggere. Esatto. Una maniera come un'altra per sfogarsi. Noi dobbiamo scoprire cosa ha distrutto. Ma come? Cioè, perché lo dobbiamo scoprire? Perché ci manderanno il video al contrario. E quindi noi dall'ultimo frammento dobbiamo aspettare che si ricostruisca il pezzo e capire che ma cosa. Ma quindi si distrugge o si costruisce così? Oh, si costruisce. Si costruisce. Si costruisce. Perché rinasce. È come la fenice, no? Si rigenera. Si rigenera. Vabbè, comunque ad ogni modo, ecco voi. Allora Paolino, oh my knimok. Esatto, cominciamo. Perfetto, però bene. Spieghiamo un po' le regole, sì. Prima. Noi vedremo questi video al contrario. Abbiamo il nostro tastone per fermare il video e dare la nostra idea di risposta. Il momento in cui uno indovina guadagna i punti che corrispondono ai secondi avanzati. Esatto. Nel senso, prima indovino e più secondi mi porto a casa. Tutti i punti consumati li guadagna la redazione. Alla fine sommeremo e vedremo il vincitorone totale di questa puntata. Partiamo con il primo video però. Oh. È una cosa grande. Che schizza. Ce l'ho. È una boccetta di ketchup. Giusto. Sì. Vediamo. Guardala. È vero. La Heinz. È la Heinz. Esatto. Bello però, così. Potrebbe essere un'idea per un film horror. La trituratrice infernale. Una cosa. Ah, no, pensavo che gli spruzzi di ketchup che fanno sangue per il film horror. Ah, come effetto speciale? Esatto. È una buona idea. Quindi io ho recuperato tre punticini. Sono cose gialle. Gialla, sì, plastico. Dai. 5 secondi. Sì. Io dico paperello di gomma. No, lo volevo io dire. Bravo. Sì, come la nostra regina, paperella. Paperella di gomma. Vediamo. Ecco. Ah, sì. È lei, quella col braccino. Sì, la nostra era più carina. Però sì, la nostra era più carina. Io consiglierei a Goizier di triturare la nostra la papera regina. Anzi, dov'è la papera regina? Eccola lassù. Lanciami la papera regina. Vai, bomba. Lancia la papera. Eccola qua. Guarda, scusa, sì, però io non la triturerei, sì, questa. Cioè, tra l'altro, voglio dire, c'ha anche la collana di pelle che non avevamo notato. È vero. La teniamo qua. Prossimo video. Iniziano a essere cose tutte uguali. Aspetta, aspetta. Cioè, fermati. A 3 secondi. Sì, queste sono le M&M's. Sono le M&M's. Sì, esatto. Le vostre preferite. Okay. Quelle, esatto, che pesano tanto. Pesano tantissimo. Le M&M's pesano. Ma ormai tantissimo. Si pesano, no? Allora rimandiamo, ma ormai, cioè, erano evidenti. Esatto, evidenti. Sì, sì. Beh, comunque, palle colorate. Ma dai, abbiamo scoperto cosa succede dentro la nostra bocca. È vero. Quindi noi siamo così, siamo una shredder. Sì, vuoi provare anche con la paperella? No, dai, prossimo video. Ok, ce l'ho. No, si è fermato. Di chi è? Ero io. E di ero chi io. È? Tuo? Solamente perché mi hai spinto via col... Vabbè. Sì, sì, la violenza è importante in questi giochi. Vabbè. Sono sigarette. Bravo. Vediamo se è vero. Beh, cioè. Oh.
tra i due, te lo dico, dovevo essere io a beccare. Ma non sono mica sicuro che sia una sigaretta. No, sai cosa? È un fiore. Potrà... Un fiore. È il fiore del tabacco. È giusto che tu, da fumatore, abbia indovinato le sigarette. Non fatelo a casa. È assolutamente non giusto. Portiamo messaggi sbagliati. Allora io direi che andiamo avanti con il prossimo video. Oddio. Oh, cioè, c'è della oh roba. Gesù. C'è della roba. Oh già, Gesù. Tutta... Perché? Perché? Allora, io lo dico. Io lo dico. Sì. L'ho visto adesso lì. Lì si intravede. È dentifriccio. Sì, bravo. Ma cos'è tutta quella roba? Hai ragione. Cos'è quella roba? È quello a tre colori. È quello a Ma tre colori. Perché adesso sta schizzando solo il blu? Vai a ripartire. Sì. Solo sono di diversi. Più, sono di più. Ok. Bello però, bello perché io me lo immaginavo un po' meno pastoso, però effettivamente se ci pensi. Ma forse con la pressione dello shredder che è schizzato. Tirato non lo so. Può essere. Non lo so. Può essere. Allora, ce l'ho. Questo è un cellulare, è un telefono. Ma quanto siete bravi ragazzi. Ma veramente? Devi dire la marca. Devo dire la marca? Chi è che ci sponsorizza? Io dico che è un iPhone. Allora è un Huawei. iPhone. Guarda, è un iPhone. No. Cos'è? No, c'hai i tre disegnini sotto, era Samsung. Vabbè. È il mio? Dov'è il tuo? Quasi, eh. Guarda qua. Penso che sì, è passato nello shredder. Non ci è andato vicino. Beh, potrebbe anche migliorare se fosse passato. Quello del bomba è già passato nello shredder. Ce l'hai il telefono? Dacci il telefono. Tiralo come la paperella. È passato nello shredder. Dopo tre giorni di vita, diciamo. Dopo tre giorni, così è il telefono del bomba. E si procede. Plastica che vola dappertutto. Che svolazzano. Che cos'è? Non lo so. È un. Non ne ho le più pari. Allora. È una mezza sfera del drago. No, tre, sono arancioni. Due. No, fai ripartire. Dovevo dirlo! Pallina da biliardo! Però me le ricordavo bianche all'interno. Me le ricordavo bianche. Io avevo visto un video, una foto in cui dentro una palla c'erano tanti strati di cose, di livelli. Palle da biliardo. Forse dici? Era bowling, però. Forse era bowling. Però io ricordo un video simile dove la palla all'interno. Era bianca. Ti sei preparato? Hai studiato? No, ricordo. Dai, vuoi dirmi che non hai mai visto dei video del genere? Mai. Mai in vita mia. Perché mi hanno detto che dopo negli anni avrei giocato a questo gioco. Ah sì? E quindi. Ok, andiamo fino alla fine. Comunque vi avviso, non fare furbi, non fermare video e poi mettersi a chiacchierare, se no arriva una penitenza. Attenzione. Penitenza. Attenzione. Non fare arrabbiare Pavla. Ci mette nello shredder? No. La manina nello shredder? Sì. Allora. Secondo me è cibo. Sì, è cibo, ma quale cibo? Ok. Allora, dillo. Il primo colpo. Sì. Che io ho fermato e non si è fermato, avrei detto patatine. E invece adesso la seconda hai fermato e dici. Uva bianca. No. Come no? No. Cos'è? Ah sì, ha detto giusto, va bene. Uva bianca. Volevo metterti a disagio. Fai andare avanti. È così che fanno il vino, no? Più o meno, sì, dai. E qua, una volta si pigiava coi piedi, adesso si pigia con lo shredder auto gigante. Esatto. Buono. E nel vino metti anche il... Il tralcio, il traspo. Là. Vabbè, comunque detto questo, punti miei. Ok, vai avanti. È ancora cibo. Ah sì, è capito adesso, vai. Pollo. No. Banana. Tu sei pollo. Questa è una banana. Giusto. Sì. Non vedi il grappolino lì, la parte che si attacca al banano? Ah, ma mi sembrava la zampa. La zampa? Guarda. Però, che colore orrendo ha sta banana? Infatti l'hanno buttata via. È verde, è marrone. È marrone. È marrone. Morta.
e sembra con brutta, non ci piace questa banana. Infatti l'hanno buttata. Polpa di banana. Frullato di banana. Attenzione, sta andando velocissimo. Che cos'è? Dai, dillo. Dillo. Melograno. Dillo. No. Melograno, interessante. No, secondo me è la mela. Semplicemente la mela. Oh, no! Cosa? Hai fermato? Dillo. Dillo. Dillo che è ancora l'uva. Che cos'è? Peperone rosso. Sì! Un peperoncino. No, peperone vero. No, bel peperone, come si dice in America. Bel? Bel, not belle. Se bel nel senso che è bella. Che bel peperone. Bello peperone. Extra peperoni. Vabbè, bene, direi molto bene. Interessante. Vediamo cosa succede adesso. Allora, pezzi di cose. Ce l'ho, cioè, fermati. È un sapone. Bravo! Sì! Mamma mia! Sì, l'avrei detto anch'io, ma c'avevi sempre la mano tra le scatole e non riuscivo mai a fermare tu. Lo so, la mano qua. Ci ho provato due volte, tu non ti sei mai messo. Ma cosa devo fare? Ti tiro un pugno. Sì, è un sapone. Sapone della marca Camé. Ok. Che è anche una marca famosa. Sì. Ah, madonna. No, ma davvero, non in Italia, tanto. All'estero sì. Allora, ce l'ho, subito. Sì? Cocco. È vero. No? Giusto. Sì. È il cocco. Guarda, sai perché? Perché si vede la parte marroncina e il bianco. La pellicina. Questo qua è il passaggio che si fa per fare i biscotti, che c'hanno quei filamentini. Prima io avrei detto fungo. Fungo. Perché fungo. Se tu guardi quella parte sopra, sembra un fungo. Però in realtà veniva fuori. Qua c'era il cocco. Cocco bello. Mamma mia. Cioè, abbiamo lo stesso background. Sì. Non c'è niente da fare. Allora, è stata una lotta un po' al photo finish. Aspetta, devi dirlo al contrario. E c'è la signora. Bene. Quella roba lì. Sì, è al limite. Perché ovviamente Paola ha fatto un punteggione enorme, ma che è stato dimezzato perché ovviamente lei prendeva punti su ogni video, quindi. Per avere equilibrio col nostro punteggio medio, lei ha dimezzato il suo totalone, giustamente. Ponderata. La media ponde, bello, mi piace. Dillo al contrario. Se vuoi me lo scrivo, te lo leggo, non ce la faccio. Ponderata. Quindi qui il campionato, attenzione, qua in alto vedrete il campionato che si sta ormai avvicinando al termine. Vi ricordiamo di commentare e scegliere qual è il vostro team preferito, perché tra di voi sceglieremo il fan della squadra vincitrice che riceverà un premio, quindi un gadget della stanza del Paolino. Che a breve sveleremo sui nostri social il premio, ovviamente. Esatto. Poi a fine stagione sveleremo anche il vincitore. E quindi a tal proposito, come vi ha appena detto lui, scrivete nei commenti, mettete anche like al video e iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Allora noi vi diamo l'appuntamento la prossima settimana, vi lasciamo con i bloopers e ci rivediamo nella stanza del Paolino. Che filosofici che siete, ragazzi. Ci può stare. Cosa c'era prima? Campionato, vi ricordiamo. Campionato qua sopra. Vi ricordiamo? Sì, ma se mi fai andare. bravo, così vai sul vi ricordiamo. Io che te la sbacco in testa. Devo chiedere se la regia è pronta. La regia è già pronta. Dammi la video quando vuoi. La regia è già pronta. In quale puntata? Quale regia? Dillo. Dai. Pupazzo di stoffa. No, comunque ultimo avviso. Voi fermate video quando avete la risposta. Non che lo fermate e dopo pensate alla risposta. Esatto. È arrabbiata nera. Ah, noi litighiamo sempre, eh? Ogni sessione una litigata, io papà la faccio. Tendenzialmente dopo il pranzo. Chissà.